CarTube, stiamo per partire dalla sede del nostro sponsor GP Motors, che anche oggi ci ha messo a disposizione un potente mezzo ecologicamente all'avanguardia, una Mitsubishi. Abbiamo un grande ospite, lo storico vice direttore della Caritas di Arezzo, Andrea Dallaverde, che poi ha anche svariati incarichi all'interno di questa struttura, che è fondamentale. Ne parleremo, perché ci sono argomenti che tratteremo che sono di strettissima attualità. Intanto benvenuto. Grazie Massimo. Allora, sigla e si parte con CarTube. GP Motors è specializzata nella vendita di vetture aziendali, chilometri zero e usate, vetture accuratamente scelte, tagliandate e garantite alla data d'acquisto. Onestà, chiarezza, affidabilità sono le qualità che hanno permesso a GP Motors di crescere nel tempo, diventando un sicuro punto di riferimento per il cliente. Lo showroom di auto di GP Motors presenta veicoli di qualità, tutti dotati delle caratteristiche più avanzate, ideali per ogni occasione, fornendo così stile, prestigio ed eleganza. GP Motors ha sede in via Fleming 69, vicino al centro di Arezzo, nel cuore della Toscana, una struttura operativa in tutta Italia. GP Motors è inoltre concessionaria ufficiale vendita e assistenza per Arezzo e provincia dei marchi Honda, Mitsubishi, SsangYong e Mahindra. Eccoci, finalmente a bordo. Benvenuto Andrea. Grazie Massimo, è un piacere stare insieme. è vero. Poi con Andrea abbiamo una vecchia e consolidata amicizia che dura dagli anni. Scusa Andrea, però qui ecco, ci vuole la famosa laurea in ingegneria elettronica. No, è molto più semplice di quanto si possa immaginare, e l'impatto con queste macchine tecnologicamente all'avanguardia, che è un po' così traumatico, però penso che sia la prima volta che salgo a bordo di una macchina così all'avanguardia, ecco. Quindi Massimo, guida c'è bene, c'è sempre una prima volta. Io se vuoi guidare ti faccio no guidare. Assolutamente no, mi fido di te. Allora, lo dico ai nostri amici che ci seguono a casa, oggi è una delle giornate più torride che io ricordi, e quindi sono alle prese adesso con il capire come si fa a far partire l'aria condizionata, perché eccola. Allora, il bello della diretta, okay. Perché ora sta arrivando il getto d'aria fredda, e tra 5 minuti ci vuole il cappotto. Buongiorno. Allora, 15 love, c'è qualcuno dietro che già si è spazientito. Noi andiamo molto molto cauti. Allora Andrea, intanto nella presentazione, intanto bisogna fermarsi un secondo, perché qui siamo con una specie di libeccio. Allora, vediamo se riusciamo. Forse bisogna aumentare la gradazione così. No, perché questa è la temperatura dietro. C'è proprio il getto, secondo te come... No, questa è anche temperatura. Eccolo. Oh, provato. Siamo arrivati. Signore e signori, siamo riusciti a trovare la soluzione. La calma è la virtù dei forti. Non so chi l'ha detto. Io non lo so, però anche perché in realtà caratterialmente non sono un calmo, sono un passionale, quindi anch'io. Spesso sbaglio reagendo di istinto, ma è più per passione che non per altro, ecco. Ma questo è bello, perché viviamo in un mondo che
vede un po' sfiorire le grandi passioni, a prescindere da quello, da quali siano queste passioni, per esempio le ideologie, no? Le ideologie politiche che stanno praticamente scomparendo. Se fermi qualsiasi ragazzo e dice io sono di destra, io sono di sinistra, ecco, spiegami perché sei di destra e spiegami perché sei di sinistra. Cioè, non te la dà una spiegazione? È uno ci hai mai provato? No, è uno di, secondo me, di quei fenomeni di povertà che anche noi studiamo e analizziamo ormai da tantissimi anni, legato alla povertà culturale. Una povertà culturale che si esprime in tanti modi e che non porta le persone più a vivere con passione niente. Una forma di individualismo sempre più marchiato dentro la nostra società, e invece di creare ideali, di creare interessi, di creare un senso di diffuso di appartenenza a un territorio e quindi una cittadinanza attiva, ci chiudiamo in tante forme di individualistiche che poi alla fine non portano assolutamente al bene comune. L'egoismo. Famoso egoismo. Famoso egoismo. Allora Andrea, io nella presentazione ho detto che sei lo storico vice direttore della Caritas, poi ho studiato a memoria la tua vera, diciamo non vera, insomma la tua, il tuo incarico, però insomma è una specie di scioglilingua. Aiuta. No, sono qualche anno fa ci siamo un po' riorganizzati, abbiamo internamente suddiviso per settori, per incarichi, e a me è stato chiesto di seguire in particolare l'ufficio progettazione e sviluppo, che comporta tante attività, dalla progettazione, la ricerca fondi, il rapporto con le istituzioni, ma anche il servizio immigrazione, il servizio studio e analisi dei dati, quindi la stesura del rapporto delle povertà, la disabilità e tante altre cose, insomma. Diciamo che di il lavoro, aggiungo, purtroppo non ti manca. No, proprio per questo che ti abbiamo voluto a bordo, perché in questi giorni sono stati diffusi, resi noti, anche se non ufficialmente, i nuovi dati sulla povertà in Italia. Sono dati sempre più sconcertanti, ogni anno si va sempre peggio. Sì, purtroppo l'anno pandemico ovviamente ha, diciamo così, ingigantito ancora di più questa mole sociale di richiedenti aiuto, e lo abbiamo anche, diciamo così, studiato a fondo, e abbiamo proprio la settimana scorsa finito di stampare il nostro rapporto locale, che non a caso è intitolato Contagiati, e che renderemo pubblico, speriamo, nel prossimo autunno, con una presentazione che vogliamo rifare nuovamente all'interno di una scuola superiore del territorio. La pandemia ha dato una spallata definitiva, però quella che era una situazione già di per sé, insomma, profondamente critica, una società malata, però è chiaro che nei momenti di estrema difficoltà, purtroppo come è stata anche tragica, un momento tragico come è stato il diffondersi della pandemia, insomma, diciamo che è stata un po' la goccia che ha fatto traboccare il vaso, ma la situazione della povertà era già sì. E noi ormai da tanti anni ci assestiamo con dei dati diocesani, praticamente provinciali, su oltre 2000 registrazioni, che vuol dire grosso modo un 7000 persone che direttamente o indirettamente vengono aiutate dal nostro network Caritas. Qui stiamo parlando della provincia di Arezzo. Sì, del territorio diocesano della diocesi di Arezzo Cortona Sansepolcro, che corrisponde per l'80% al territorio della provincia. Ecco, quindi su 7000 che sono aiutati direttamente, su un numero, quale numero? Cioè, la diocesi di Arezzo prevede circa 320.000 residenti. Noi riusciamo a registrare
quindi attraverso colloqui personalizzati, quindi persone che accedono ai nostri servizi, più di 2.000 persone all'anno. 2.000 persone che si trasformano in 7.000 perché molti rappresentano il proprio nucleo familiare. Quindi aiutando la persona che si rivolge da noi, si aiuta l'intero nucleo familiare. Sono ancora numeri, purtroppo, dal nostro punto di vista, diciamo così, limitati, perché noi abbiamo sempre voluto documentare e studiare i fenomeni di povertà sui dati visibili, cioè quelli che noi riusciamo a incontrare, ad ascoltare e a registrare. Ma sappiamo benissimo che il sommerso è molto più grande, ci sono delle sacche di disagio nel nostro territorio sempre più conclamati. Dicevi comunque povertà strutturale, te lo confermo, perché anche nel 2020 noi siamo partiti da una base ormai consolidata di circa 1.600-1.700 persone barra famiglie che si sono rivolte a noi, e a queste si sono aggiunti i nuovi contatti che si sono affrontati, ci sono venuti per la prima volta nei servizi Caritas nel 2020. E Caritas non è solamente, diciamo così, servizi ai poveri. Ovviamente noi abbiamo un lavoro di advocacy, cioè di difesa dei diritti delle persone, molto forte. Spesso agiamo nel silenzio, non pubblicizziamo le nostre iniziative, però è chiaro che siamo un po' quella voce che i poveri non riescono a far sentire nelle stanze anche delle amministrazioni pubbliche o della politica o dell'economia in generale. Te sei nato, se non vado errato, 28 febbraio del 75. Esatto. Allora, da ragazzo, quindi hai vissuto il grande boom degli anni 80, che ha un po' dopato il nostro modo di vedere il futuro, no? Perché nessuno si sa. Ecco, te ti saresti mai immaginato un mondo così? Direi di no, perché soprattutto negli anni 90, ecco, quando ero nel pieno dell'adolescenza, c'era una grande convinzione di riuscire ad arrivare a vivere bene, a costruirsi un benessere. Comunque le nostre famiglie erano riuscite negli anni precedenti a comprare una casa o a sistemarsi. Anche la mia era una famiglia di un solo lavoratore, mia madre era casalinga. Però in casa non è mai mancato niente, anche la mia, che oggi è fantascienza, e siamo stati bene, siamo cresciuti, io ho potuto studiare all'università. Cioè, stiamo parlando di cose che sembrano lontane, passate, anni luce, esatto, Massimo, eppure stiamo parlando di più o meno 20 anni fa, 25 anni fa. Quindi, cos'è che è andato storto, Andrea? Un po' tutto, credo. Sarebbe facile dire che non abbiamo smesso di fare politica di crescita sociale. Io credo che sia un insieme di fenomeni, tra cui anche l'aumento di questo scarso senso di appartenenza alla società umana, di questo egoismo diffuso e individualismo sfrenato, dove solo il singolo deve riuscire a trionfare, e non si capisce che il bene del singolo è strettamente legato al bene di tutti gli altri. Faccio un esempio molto semplice: se noi domani chiudiamo le nostre mense, che sono, diciamo così, una risposta neanche troppo numericamente invasiva come risposta al bisogno elementare, comunque se noi chiudiamo le nostre mense avremo sicuramente 60-70 persone che camminano per le nostre strade con la fame, perché è l'unico momento in cui possono andare a soddisfare un bisogno primario, che è quello dell'alimentazione. Tutti noi mangiamo, se no non andiamo avanti. Ovviamente se 60-70 persone iniziano ad avere fame sul nostro territorio, le conseguenze possono essere di un aumento di microcriminalità,
un aumento degli scippi, un aumento dei furti. Cioè, le persone sono chiamate ingiustamente per chi subisce il danno, ma ovviamente come istinto naturale alla sopravvivenza. Quindi noi dobbiamo iniziare a capire che rispondere ad alcuni bisogni territoriali significa creare un benessere collettivo. E io sento troppo spesso tante persone che sono capaci a puntare il dito, a postare una foto di uno che dorme su una panchina, ma quante risposte si riescono a sentire? Io, quanti progetti di benessere comunitario collettivo ci sono sul territorio? No, lasciamo perdere. Guarda, queste forme di perbenismo portate all'eccesso, che veramente, guarda, io ti racconto questo episodio perché l'ho passato sulla mia pelle. Ho una sindrome che ogni tanto mi dà dei problemi di vertigine. Per fortuna ora nell'ultimo anno e mezzo si è molto attenuato questa problematica, però per fartela molto breve, ogni tanto mi prendono giramenti di testa e quindi dove mi trovo mi devo fermare, perché altrimenti se no vado a te. E mi trovavo quel giorno, un paio d'anni fa, in scooter, mi presero queste vertigini, io feci in tempo a fermare lo scooter, guarda caso mi trovavo nei giardini del Porcinai, fermai questo scooter, chiamai mia figlia al telefono, dico guarda vieni a prendere, dico perché non mi sento bene. Va bene, e mi sdraiai su una panchina del Porcinai. Aprì gli occhi, mi diceva tutto, quindi nausea, cose, eccetera. Apri gli occhi, ti avrei fatto vedere, passò un ragazzo anche abbastanza giovane, giacca, cravatta, mi guardò come per dire guarda questo avanzo, questo avanzo della società, questa cosa. Io ero lì, poveretto, che mi riportò a casa. Poi viaggio solitamente con le pasticche, dopo, fa conto un'oretta, non ho più niente. Però purtroppo, ecco, per dire, la gente fa uno più uno. Sì, la spettacolarizzazione della povertà, poi oggi del disagio, è diventata quasi una moda collettiva che non riguarda solo il mondo giovanile, riguarda un po' tutte le generazioni che hanno grande passione nell'uso dei social. Però è vero, Massimo, che siamo arrivati a un punto dove non ci si rende più conto che il creare le condizioni per poter aiutare il prossimo non significa necessariamente salvargli la vita, perché io credo molto anche nei percorsi di aiuto dove la persona comunque rimane responsabile delle proprie scelte. Quindi io ho sempre impostato il lavoro, incontrando migliaia e migliaia di persone, sul fatto che sono accanto a te ma non ti prendo in collo, ti progettiamo insieme, non ti impongo il mio volere, ti do delle opportunità, sfruttale, ma se vuoi fare altro nella vita, questa è la società. Cioè, noi dobbiamo rientrare in un'ottica dove la povertà, come la ricchezza, fa parte di questa società. Non è un fenomeno a sé stante, non è un episodio caduto dal cielo. E se entriamo in questa logica, che è il grande lavoro che vogliamo fare di carattere educativo verso i giovani e soprattutto nel mondo della scuola, forse iniziamo a capire che se dai delle opportunità, se crei dei servizi e rispetti la dignità delle persone, forse qualcuno sicuramente riesce ad aiutarlo e a salvarlo, altri gli crei le condizioni per poter riflettere sulla propria vita, altri ancora, e io non mi vergogno a dirlo, sono liberi di fare altre scelte, sono liberi di vivere anche, voglio dire, in una piazza. Fino a quando non violano le leggi, è solamente un discorso di fastidio estetico, ecco. Sì. E poi si guarda sempre, dico sempre che guardiamo la pagliuzza ma non la trave, no? Nell'occhio. Io, Massimo, ho avuto negli anni passati, forse ti ricorderai anche te, ma si parla di un 5-6 anni fa, ci fu un per
un diverso periodo, un bombardamento mediatico, giornalistico, social, sul degrado ad Arezzo legato alle singole persone in difficoltà, perché se vuoi alcoliste, perché se vuoi tossicodipendenti, perché se vuoi senza dimora, perché se vuoi prostitute, tutto quello che vogliamo. E fu un momento, secondo me, veramente di bassezza culturale, perché pensare che una città ragioni di degrado urbano legato solo alle singole situazioni di povertà estrema che chiunque di noi può vedere, e non rendersi conto che i marciapiedi nella nostra città non sono funzionanti per le disabilità, per le persone anziane, questo è degrado, che le nostre strade sono piene di buche da tutte le parti, che l'illuminazione, che il disagio e, diciamo così, anche le forme di devianza serale e notturna si combattono anche con una maggiore illuminazione pubblica. Faccio per dire che sarebbe bello avere i nostri parchi, qui siamo vicino a un parco bellissimo della città, con maggiori attrazioni per le famiglie, per i bambini, per i giovani. Che, voglio dire, il degrado è dato di ieri e corrisponde anche a una mancata offerta a favore, per esempio, delle giovani generazioni. Siamo tra le ultime città, ieri è uscito il dato sul Sole 24 Ore, che offre opportunità al mondo giovanile. Siamo piazzati bene per quanto riguarda la risposta agli anziani e ai bambini, ma il mondo giovanile, che poi è l'ossatura della società, ma anche dei nostri studi, è una fascia che, come si diceva prima, negli anni 90 non avresti mai pensato che un ragazzo di 30 anni, magari con un figlio piccolo, vivesse delle forme di povertà serie, perché magari lavori precari, perché incapace di pagare regolarmente un affitto, perché deve venire in Caritas a prendere i pannolini per suo figlio e ve li scorrendo. Quindi... Però c'è qualcuno a livello politico che è bravissimo a trovare il colpevole, no? A indicare la colpa, se vivete in questa situazione degli stranieri che vengono qui, che ci rubano il lavoro, poi tu vuoi capire veramente. Anche nel 2020, sai Massimo qual è stata la nazionalità più registrata nei nostri servizi? Quella italiana, con un aumento del 2%, quindi siamo passati dal 35% al 37%. Quindi molto più di uno su tre ormai è nostro concittadino e nato in questo territorio. E continuare, voglio dire, a credere che tutto il mondo dell'immigrazione sia un monoblocco e che quindi tutto è da buttare, da condannare, significa essere ciechi di fronte ai dati economici, alla storia, all'integrazione sociale, al benessere. Ormai nelle classi dei nostri figli ci sono tanti ragazzi, tanti bambini che o sono di seconda generazione o sono comunque comunque nati in Italia. Comunque nati in Italia, e che quindi portano la loro tradizione familiare all'interno di un contesto scuola che è un contesto pubblico dove tutti devono starci dentro. Ecco, questo accanirsi contro lo ius soli che viene, diciamo così, interpretato in una maniera sbagliata, no? Cioè, stiamo parlando di ragazzi e ragazze che sono nati e cresciuti in Italia, ecco, per quale motivo? Che consumano in Italia, che fanno sport in Italia, vivono i contesti dei giovani in Italia e che hanno, diciamo così, l'impossibilità di potersi completamente regolamentare e avere tutti i diritti, compreso il diritto del voto. Esatto, secondo me veramente ne viene fatta una speculazione, viene usato veramente in maniera distorta, purtroppo non è l'unica cosa che dobbiamo
diciamo, sulla quale dobbiamo criticare la nostra classe politica. Tra l'altro, povertà, scusa la battuta, non vorrei che non era stata abolita da un decreto del sì. Ma no, in realtà Gesù Cristo, voglio dire, per chi crede nel suo messaggio, nel suo Vangelo, l'ha detto ormai tanti anni fa, i poveri saranno sempre con voi, perché è così. Non so chi ha detto questa frase che è bellissima: l'uomo più importante che è esistito nella terra era il più grande povero. Perché poi alla fine, guarda, la povertà, anche per ora non voglio apparire troppo legato, diciamo così, ai santi e al messaggio religioso, però San Francesco, che è patrono di Europa, per essere completamente libero e realizzato si è fatto povero, e quindi facendosi povero è riuscito ad avere tantissimi seguaci e a creare un movimento, quello francescano, riconosciuto da tutti per le grandi funzioni che ha fatto nei secoli, ecco. Però viviamo in una società dove, quando è stato sabato sera, ero ospite a casa di un mio carissimo amico, che ho dovuto subire una specie di no, una specie, cioè c'è una bega legale con i vicini di casa, lui sta in campagna, per una discussione su mezzo metro di terreno. Che è mio o il tuo. Beh, non è lui, non c'entra niente, l'ha subita, perché alla fine ha detto: guarda, vuoi mezzo metro, lo prendi, arrivederci, che te devo dire. Cioè, qui si vive in una società che veramente sta attenta a un sassolino in mezzo alla strada, è un egoismo sfrenato. Insomma, abbiamo iniziato questa intervista parlando dell'egoismo e continuiamo sempre a toccare il solito argomento, l'egoismo, che purtroppo ha alienato completamente le nostre menti, le nostre anime. Sì, tra l'altro veramente il nostro è un territorio difficile, perché purtroppo abbiamo la mancanza di fondazioni bancarie sul territorio, abbiamo la mancanza di grandi fondazioni filantropiche, abbiamo difficoltà a entrare, diciamo così, in una relazione progettuale costruttiva con il mondo imprenditoriale, perché lo giustifico da una parte no, e oggi per le organizzazioni del terzo settore del territorio riuscire ad avere l'appoggio di alcune aziende del territorio significa veramente salvare un anno di attività, perché è difficile mantenere in piedi servizi, organizzazioni, missions e quanto vogliamo. E ti faccio questo esempio perché è lampante. La Caritas di Asti, quindi in Piemonte, che è molto più piccola rispetto a una struttura come la nostra, in un territorio molto più contenuto come la nostra, nell'anno pandemico la fondazione bancaria del territorio ha elargito 450.000 euro per gli aiuti emergenziali alle famiglie. Noi non viviamo queste esperienze qua, cioè noi non abbiamo la possibilità di essere sostenuti, di facilitare l'intervento di aiuto. Noi siamo una realtà che dobbiamo trovare i soldi, costruire dei percorsi, garantire del servizio e poi riuscire a dare delle risposte alle tantissime richieste che ogni giorno arrivano da noi. Quindi lo dico sempre con un pizzico di orgoglio, ma anche con tantissima stanchezza, che io credo che una realtà come Caritas, che ovviamente appartiene al mondo cattolico, sia una grandissima risorsa per il territorio. In un territorio dove non ci sono possibilità di sostegni diretti a queste realtà, bisognerebbe sentirsi un poco tutti responsabili, perché tramite i nostri servizi molti possono realmente uscire dai percorsi di povertà e molte famiglie possono tornare a essere pienamente inclusi nei meccanismi sociali. Allora, noi ci fermiamo un attimo, restate con noi per la seconda parte di Cartube. A tra poco.
GP Motors è specializzata nella vendita di vetture aziendali, chilometri zero e usate, vetture accuratamente scelte, tagliandate e garantite alla data d'acquisto. Onestà, chiarezza, affidabilità sono le qualità che hanno permesso a GP Motors di crescere nel tempo, diventando un sicuro punto di riferimento per il cliente. Lo showroom di auto di GP Motors presenta veicoli di qualità, tutti dotati delle caratteristiche più avanzate, ideali per ogni occasione, fornendo così stile, prestigio ed eleganza. GP Motors ha sede in via Fleming 69, vicino al centro di Arezzo, nel cuore della Toscana, una struttura operativa in tutta Italia. GP Motors è inoltre concessionaria ufficiale vendita e assistenza per Arezzo e provincia dei marchi Honda, Mitsubishi, SsangYong e Mahindra. Seconda parte di Car Tube, ospite a bordo Andrea Dalla Verde, vice direttore storico della Caritas. Con lui abbiamo parlato di questi dati relativi alla povertà che aumenta, a queste mense della Caritas che sono sempre più frequentate da nostri connazionali. Uno su tre è un italiano, quindi insomma sono dati che fanno male, però Andrea, io abbiamo parlato un po' di questo mondo che ha qualcosa di profondamente sbagliato. C'è una frase di Ken Loach, non so se ti piace. Grandissimo. Uno dei miei registri. Vabbè, straordinario. Tra l'altro, sei tifoso di calcio, io mi auguro che tu abbia visto il mio amico Eric, con Cantona, veramente in una forma strabiliante, che racconta un po' la sua vita, insomma, un film geniale, e profondo anche, tra l'altro. E Ken Loach in un'intervista ha dichiarato, tra le tante cose, parlava un po' del capitalismo, che secondo lui è destinato alla fine, perché qualcuno gli ha detto, insomma, però te sì, sei di sinistra, hai contestato il capitalismo, però sto capitalismo continua imperterrito ad andare avanti, insomma, gli hanno fatto capire, insomma, hai preso una baglia, insomma, avete perso, e lui ha detto no, io non mi sento uno sconfitto, dice, perché io sono profondamente convinto del fatto che il capitalismo per sopravvivere deve aumentare sempre di più le sue dosi di sfruttamento, e quindi per questo alla fine verrà sconfitto. Diciamo che è una visione molto radicale, però fa pensare che il sistema economico che regge la nostra nazione, insomma l'Europa e insomma, tutti i paesi industrializzati, è sempre più, è un sistema sempre più spietato. Cosa ne pensi? Sì, è la verità, anche se iniziano, secondo me, a cambiare alcune dinamiche e anche il mondo imprenditoriale forse crede meno, o meglio, una parte del mondo imprenditoriale italiano crede meno all'attaccamento al capitalismo. Ma perché ha capito, per esempio, che oggi l'economia circolare è indispensabile, che la salvaguardia dell'ambiente è indispensabile, e che forse manca ancora uno scalino in più, cioè quello di riuscire a creare un'economia integrata, cioè quello che anche lo stesso Papa Francesco sta dicendo ormai da tanti anni, un'economia a misura d'uomo. Un'economia che non vada a depauperare i territori, ma vada ad arricchirli i territori, vada a valorizzarli ancora di più, che è il bello forse anche dell'impresa, del fare azienda, riuscire a entrare in un territorio e creare benessere al di là del diritto del lavoratore di percepire uno stipendio, che spesso purtroppo diventa, per molti imprenditori che magari cerchiamo di incontrare per chiedere aiuto, per chiedere sostegno, ci dice ma noi già facciamo tanto per mantenere l'occupazione a un certo livello.
Sì, vabbè, però la persona occupata ha bisogno di avere un diritto riconosciuto e se è occupata è perché è funzionale alla crescita dell'azienda. Noi stiamo cercando di capire se si riesce a incontrare delle aziende che insieme a noi costruiscono dei percorsi di economia integrata, cioè di responsabilità 360 gradi. È tanto inutile pensare che il mondo della politica oggi riesca a fare prevenzione o riesca a fare delle campagne tali da poter convincere un cambiamento. Dobbiamo farlo dal basso tutti insieme. Quindi insomma, poche speranze. Io sono pessimista. Sì, no, io sono molto pragmatico, ecco, io vedo Io vedo dei fenomeni. In Italia l'Istat ha censito 2 milioni di famiglie povere. Per circa 5 milioni e 600 mila persone appartenenti alle due famiglie in stato di povertà assoluta. Ragazzi, ma è il 5% della popolazione italiana. Cioè, è un esercito, è una nazione come la Svizzera. Cioè, dobbiamo entrare in un'ottica che cioè, non ci possiamo tappare gli occhi, nascondere o far finta che ci fa male il collo e quindi non ci si può girare indietro. Ma come le persone che rimangono indifferenti davanti a uno stato di cose in questa maniera, ma che visione della vita hanno? Insomma, te lo sei mai chiesto? È materialistico, individualistico. Io vedo, ma guarda, io ho un piccolo bulldog francese, che ovviamente sono un proprietario di un cane e frequento i parchi. Guarda, si vede anche dalle piccole, gli escrementi che sono nei nostri giardini, ma sono una quantità impressionante. Ma cosa costa a un padrone piegarsi e garantire una tenuta di quello spazio pubblico in maniera adeguata? Io abito nel centro storico, immancabilmente tutte le mattine quando esco di casa faccio sì e no 100 metri, vado sempre a camminare la mattina presto, trovo sempre il regalino, sì, di qualche padrone dei cani. Io adoro i cani, adoro gli animali, perché è questo, però il problema non sono i cani, sono i padroni. È tutta la concatenazione, no? Tanto io me ne sbatto di quello che può succedere se lascio lì l'escremento del mio cane, perché io non ho voglia di avere un ruolo sociale di responsabilità. Ma questo è un piccolissimo esempio, anche banale se vuoi, che si può moltiplicare in miliardi di situazioni, ecco. Senti, Gandhi un giorno disse, ha detto cose straordinarie, insomma, è stato un esempio il simbolo della non violenza. Un giorno disse che la più alta forma di violenza è la povertà. Secondo me è una frase straordinaria. Tu hai viaggiato in giro per il mondo, molto, Massimo? Molto. Sono i soldi che non rimpiango di aver speso. Quindi condividi che viaggiare apre la mente, molto. Ti fa incontrare, ti fa capire che non sei te al centro del mondo e dell'universo e che sei alla fine una piccola parte di un'umanità molto più estesa. Sì. E forse nel viaggiare uno impara a valorizzare di più le fortune che ha avuto nascendo in questa parte di mondo rispetto ad altre. Ecco, Gandhi ovviamente ha agito in un momento storico particolare, all'interno di un continente, perché l'India è un continente particolare, fatto di caste, di situazioni di forte esclusione sociale, ma ha saputo incidere sulla dinamica che si diceva prima. Proprio partendo da fondo, proprio valorizzando gli ultimi, io riesco a cambiare una società intera. Noi dobbiamo riuscire a rifare cultura, a fare percorsi di vera inclusione, non di esclusione, perché in questa maniera tutti ne godiamo. Un invito ai più giovani: viaggiate, ma non limitatevi ad andate anche lì, per carità, a Ibiza, nei villaggi turistici, certo, ma fa parte però, anche quello, insomma, della crescita. Cercate un attimo di prendere un aereo, scendere in una nazione
e vivere come vivono gli abitanti di quella nazione. Guardate, è un'esperienza straordinaria. Io l'ho fatto anche in Sud America, in posti dove qualcuno poi dopo, riguardando filmati e foto, ma te sei matto. No, io mi sono divertito tantissimo, cioè, divertito interiormente. Poi dopo ti dico, ti racconto la prima esperienza, te lo racconto, non ti voglio rubare la scena, ma semplicemente per così dare il via a un'altra riflessione. La prima volta nella mia vita che ho messo piede a New York era il 1990, me lo ricorderò sempre. Fu un trauma, perché la gente quando dice vai a New York, vedrai belli i grattacieli, io non riuscivo a guardare i grattacieli, io guardavo la gente per strada che stava male. Te lo giuro, Andrea, e poi ripeto, stiamo parlando di 31 anni fa. Io quando rimontai sull'aereo per tornare via, io dissi, ma non, io una cosa del genere non la posso accettare. In Europa, sono fortunato a vivere in Europa dove certe cose sono, non sono assolutamente immaginabili. E io credo che ci siamo arrivati. Guarda. Ci siamo arrivati forse anche con gli interessi. Guarda. Speriamo di no, nel senso che almeno rimaniamo sul territorio nostro. Ci sono sicuramente delle forme di povertà estrema, di emarginazione sociale in crescita, ma ancora i numeri sono abbastanza contenuti. E mi piacerebbe, come si diceva prima, Massimo, magari qualche foto in meno, qualche video in meno che circola sui social e qualche euro in più magari per poter creare un servizio di prossimità a queste persone sofferenti, rispettando sempre la dignità di ognuno, perché non è che se uno è povero e emarginato non va rispettato nella dignità, anzi forse va aiutato a far capire anche a lui che deve volersi bene e deve rispettare la propria dignità. Tanto per capire da chi siamo gestiti, amministrati, qual è la mentalità dominante, voglio così citare questa situazione che hai vissuto un annetto fa all'incirca, o forse anche qualcosa più, quando realizzasti quel video con il lucertola. Sì, con Luca. Con Luca, che ora è chiaro, ora sì, per Luca, far capire. Lo far conosciamo tutti come lucertola, che era un video che doveva scatenare una riflessione, non una reazione, diciamo, veemente, e poi soprattutto da parte di uno che riveste un ruolo come quello del vice sindaco, quindi stiamo parlando di un ex assessore ai lavori pubblici e vice sindaco. Allora, non capì il reale contenuto di quel video, cioè il video c'era il lucertola e Luca, chiamiamolo Luca ovviamente perché si chiama così, e il quale, insomma, a quale te dicesse, allora dice trovate lavoro anche a me, insomma, il sunto era questo, e ci fu questa reazione veramente scordinata, molto molto, e con il suo stile, con le sue particolarità. In quel momento, dando la disponibilità, aveva riconosciuto che noi stavamo facendo qualcosa per lui. Tra l'altro con l'appoggio e il sostegno dei servizi sociali del comune di Arezzo. Esatto. Quindi, perché lui in quanto residente è il comune di Arezzo riconosce una retta per l'ospitalità. Noi non abbiamo la pretesa di salvare le vite umane e che tutti abbiano la voglia di andare in giro per strada con la giacca e la cravatta. Noi sappiamo comunque leggere nel profondo e conosciamo la storia di Luca, come di tante altre persone, che forse se in tanti iniziassero a confrontarsi, a capirlo, a vedere le sofferenze che si porta dentro. È chiaro che adesso lui è un personaggio pubblico, è un po' un giullare ed è diventato nei social
un po', diciamo così, il pagliaccio che tutti prendono in giro, perché comunque spesso si comporta anche male, spesso voglio dire, eccede, molto spesso eccede nei consumi, però torna a casa. Tutte le sere lui torna nella nostra struttura e noi siamo diventati per lui una sorta di La famiglia. famiglia che praticamente non ha avuto, Sì, ha avuto praticamente. tanti disagi personali e il dispiacere più grosso di quel, diciamo così, non è stato tanto No, un episodio veramente sgradevole, Andrea. Cioè, perché cioè, che chi considerazione della rappresenta. persona hai, dell'essere Ma umano no, hai? non solo, ma il ruolo di vice sindaco è un ruolo istituzionale importante. Io vorrei che i nostri amministratori si sentissero responsabili per tutti, non per qualcuno sì e qualcuno no. Quindi il dramma è questo, cioè noi non avevamo neanche la pretesa di raccattare chissà quali soldi, perché in effetti non c'è stato un ritorno dal punto di vista delle donazioni del 5 per 1000. Noi volevamo rendere protagonisti e far capire a chi guardava il video che i veri proprietari, tra virgolette, dei servizi Caritas sono gli utenti stessi. E dispiaciuto, ecco, questo fu un episodio. E poi mi ricordo che fra l'altro ci sentimmo anche al telefono, no? Perché io presi Sì. una posizione abbastanza netta e decisa e, ripeto, ci fu una reazione altrettanto scomposta da parte del vice sindaco. Dopo ti chiamai per chiederti, insomma, Sì. se avevi voglia, insomma, di replicare. E tu giustamente dicesti no, non credo che ci sia assolutamente niente da replicare, anche perché non è stato assolutamente capito il messaggio. Quindi Esatto. che dobbiamo spiegare? Tra Che l'altro pensi? volevamo veramente anche poi quando Luca ha dato la disponibilità, insieme a lui avevamo proprio deciso di fare un video di un semplice spot dove si faceva passare il messaggio del colloquio individuale, quindi far capire che lui è all'interno di un percorso dove ci sono persone che lo ascoltano, lo aiutano e cercano di indirizzarlo, risultati negativi, va bene, però noi ci siamo e siamo lì presenti. E volevamo far passare un messaggio di un Luca dal volto diverso, cioè con un'umanità, e non il Luca sdraiato a Guido Monaco. Che diventa lo sberleffo dei ragazzi adolescenti e gli fanno fare le battute magari dandogli un euro, perché poi diventa questo Luca, capito? A seconda delle. Luca ci racconta delle situazioni dove è chiaro che se vanno da lui e gli offrono 2 euro per fare una battuta davanti a un cellulare, lui te la fa la battuta. Ma che si compra, voglio dire, la dignità delle persone per 2 euro? Ma così, comunque. E tra l'altro quest'anno abbiamo fatto uno spot dove protagonista Maria Giulia, una nostra collega con una disabilità grave, e dove lei racconta l'importanza per una persona con disabilità grave di riuscire a realizzarsi nel mondo del lavoro, in un contesto lavoro. Mi aspettavo qualche critica, invece questa volta non è Questa arrivata. volta è andata bene. Allora, vorrei qui parlare della Poti Picture, vorrei parlare di tante tante cose con il nostro prezioso ospite Andrea Della Verde. Siamo in conclusione, al termine del nostro viaggio. La Poti Picture è un progetto straordinario, È veramente commovente. un'eccellenza aretina, Veramente, veramente, veramente. unica nel suo genere. Andrea, io la battuta finale è che purtroppo alla base di tutto ciò che abbiamo detto manca la cultura. C'è una frase di Woody Allen che secondo me riassume un po' il tutto, fu realizzata, partorita tanti anni fa, ma è di strettissima attualità. Disse: "Leggo per legittima difesa."
Fantastica, straordinaria. Questa è la genialità di Woody Allen, veramente, che Leggo riesce. per legittima difesa. Io Massimo ti ringrazio, è Grazie stato un bel momento, una bella chiacchierata con un amico, ti considero un a te. Piacere amico. reciproco, anch'io. E grazie ancora. Diciamo, speriamo in un mondo migliore. Forse da questa chiacchierata è venuta un po', forse anche fuori, la nostra così, visione pessimistica del futuro, non Forse solo non, della realtà, no, no. le, 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 Però, insomma, più che speriamo, pessimistica, speriamo. la speranza di vivere, diciamo così, in un mondo più giusto e più coeso, ecco. L'ultima battuta, Massimo, permettimela, perché è un tema ci sta molto a cuore. Si parla tanto del mondo giovanile, del disagio del mondo giovanile, del verissimo incremento dei consumi alcolici nel mondo giovanile. Temo che anche questa volta il problema principale non siano i giovani, ma siano gli adulti, che devono ritornare ad avere un ruolo educativo e quindi, come ci siamo detti in tutta la trasmissione, in tutto questo viaggio, un ruolo veramente di responsabilità non solo personale, ma anche collettiva. Grazie Andrea, è Grazie a te, stato veramente un Massimo. grandissimo piacere. Noi ci vediamo la prossima settimana. CapTube. Grazie. GP Motors è specializzata nella vendita di vetture aziendali, chilometri zero e usate, vetture accuratamente scelte, tagliandate e garantite alla data d'acquisto. Onestà, chiarezza, affidabilità sono le qualità che hanno permesso a GP Motors di crescere nel tempo, diventando un sicuro punto di riferimento per il cliente. Lo showroom di auto di GP Motors presenta veicoli di qualità, tutti dotati delle caratteristiche più avanzate, ideali per ogni occasione, fornendo così stile, prestigio ed eleganza. GP Motors ha sede in via Fleming 69, vicino al centro di Arezzo, nel cuore della Toscana, una struttura operativa in tutta Italia. GP Motors è inoltre concessionaria ufficiale vendita e assistenza per Arezzo e provincia dei marchi Honda, Mitsubishi, SsangYong e Mahindra.